Di fronte a voi trovate questa sala enorme, ma totalmente vuota. In fondo a questa sala, al centro, trovate un grosso altare, sul quale si trova un piedistallo. Sulla sommità di questo altare trovate uno scettro che galleggia perpendicolare al terreno. Oltre all'altare, sui due lati lunghi della stanza, notate anche quattro statue raffiguranti degli uomini serpente, due per lato. Ognuna di queste statue brandisce fra le sue zampe delle grosse armi. Sono un'ascia, una lancia, una mazza con le punte e un kopesh. Inoltre, appena entrate, vedete le statue, vedete l'altare e poi una grossa lastra di marmo con sopra un'incisione. La via coperta dal deserto è celata a chi non crede. Unicamente il sole di Yashmeth può rivelarla, illuminandola con la sua luce. Ma il sole non può sorgere se il suo guardiano non torna a fare il suo dovere. Ok, allora, mi reco proprio verso la statua, quella che mi hai detto aveva la mazza chiodata, no? Cioè, quindi la Morning Star, detta anche Stella del Mattino, Morning Star, Stella del Mattino. Quindi vado lì e giro la statua, con la Morning Star, verso l'uscita, in quella direzione lì, e me ne vado nell'altra stanza. Arrivato nell'altra stanza, getto tutta la sabbia per terra. Simo, correggimi se sbaglio. Il tuo goblin, che ha 12 anni, che è cresciuto nella foresta senza contatti con la civiltà umana o non. Giusto? Ecco, perfetto. Come fa a sapere cos'è una Morningstar esattamente? Aspetta, controllo il background. Ecco, poi scusa, un'altra cosa, sempre il tuo goblin, con 8 in forza, ti ricordo, esattamente com'è che dovrebbe riuscire a spostare un'enorme statua di marmo da solo? E un'ultima cosa, sempre il tuo goblin, che ti ricordo ha 6 in intelligenza, perché, aspetta, leggo testuali parole, dagli fa un sacco ride, ecco, il cui più geniale esponente della sua famiglia, ti ricordo, chiamarsi Boblin the Goblin, e lo ricordiamo tutti quanti, perché ha imparato ad accendere i propri peti con le fireball. Ecco, esattamente. Come può risolvere così facilmente un indovinello del genere, Simone? Nei GDR possiamo giocare quello che vogliamo. Il campione più forte dell'arena, il mago più brillante dell'accademia, il bardo più talentuoso della regione. Anche se non siamo mai andati in palestra, siamo stati bocciati 2 volte e l'unico strumento che abbiamo mai preso in mano è la chitarra di Guitar Hero. Ma a volte rischiamo di dimenticarci che noi non siamo il nostro personaggio e il nostro personaggio non è noi, a livello di caratteristiche fisiche e mentali. Sono Gian di InTale. E questo è Dice Tips. Il bello dei giochi di ruolo è che ci permettono di essere qualcuno che non siamo, in mondi su cui non possiamo camminare e fare cose che nella nostra vita non potremmo mai compiere. Sopravvivere da soli contro 100 nemici armati soltanto della nostra spada, fermare un'avanzata demoniaca con i nostri poteri magici, convincere un demone a non trucidare una città. E per fare ciò abbiamo bisogno di determinate caratteristiche fisiche e mentali, una forza invidiabile, una mente brillante, un carisma magnetico. E magari noi siamo dei debolucci distratti e timidi, però di certo abbiamo una grande fantasia e voglia di immaginare. Quando andiamo a creare un personaggio, sappiamo già bene o male che caratteristiche vorremmo avesse. E i rischi principali sono due: dimenticarsi delle proprie caratteristiche scarse e non essere in grado di rendere bene quelle eccelse. Nel primo caso, magari noi stiamo giocando un umano con 8 di intelligenza, una persona davvero semplice mentalmente, che non brilla per arguzia o ingegno. Ma noi siamo sicuramente più intelligenti di lui e può capitare di cadere nel tranello. Può capitare di essere sovrappensiero o smemorati o anche frustrati e non utilizzare l'intelligenza del nostro personaggio.
ma quella nostra. So quanto possa essere snervante ogni tanto essere costretti a giocare lo stupido, ma l'abbiamo scelto noi e dobbiamo trovare il modo di divertirci e non farci affossare da ciò. Ad esempio, Kay era il mio goblin ingegnere in un'ambientazione di Warcraft. Aveva 18 di intelligenza, ma 6 di saggezza dopo che un esperimento con la polvere nera è finito molto male, dritto sulla sua faccia. Ne è uscito un po' toccato, ma geniale come prima. Come posso coniugare queste due caratteristiche così vicine e così dislivellate tra loro? Un esempio? Sapevamo dell'arrivo di dei nemici da un punto nella foresta. Allora scavai un buco per terra in cui infilarmi per fare capolino solo col mio archibugio ed essere al sicuro. Un'idea derivata dall'intelligenza. Ma vista la scarsa saggezza, mi girai dalla parte opposta all'arrivo dei nemici. Ci misi 3 turni prima di far rendere conto al mio goblin che era girato dal lato sbagliato. È una cosa stupida, ma coerente con l'idea del PG e soprattutto con le sue caratteristiche. Questo non vuol dire, se il vostro PG ha una scarsa intelligenza, non potete mai fare cose intelligenti. Ma equilibrate bene le azioni del vostro personaggio. Magari in una stanza piena di leve il vostro party non sa quale tirare, ma voi sì. E allora aspettate una ventina di minuti per farli tentare. Dopodiché potreste avvicinarvi alla leva giusta col vostro nano barbaro e appoggiarvi casualmente su di essa perché vi stavate annoiando e volevate riposare un po'. È stupido, divertente, crea una bella scena, ma lascia comunque spazio al vostro team e non tradisce l'intelligenza del vostro personaggio. Oppure approfittate dei dadi. Ogni tot tiratevi da soli un dado per vedere se il vostro personaggio avrebbe o meno quell'idea. Il problema inverso è invece: il mio PG è un brillante investigatore, ma io ho 0 intuito. Qui è bello complesso. Se le caratteristiche fisiche di qualcuno possiamo fingerle grazie ai tiri di dado e all'immaginazione, con quelle mentali è un altro discorso. Magari non siamo dei grandi oratori e fine dicitori, non siamo delle menti eccelsi e deduttive, non siamo saggi o poetici. Come possiamo fingere un qualcosa di simile? In questo caso possiamo soltanto sforzarci quanto più possiamo e affidarci tanto ai tiri di dado che dobbiamo fare, sempre se il gioco di ruolo a cui stiamo giocando li prevede. Altrimenti potrebbe risultarci complicato. Con questo non voglio frenarvi dal fare un personaggio erudito o brillante. Provateci! Se la cosa non dovesse divertirvi o dovesse farvi sentire in difetto, sapete che non è il personaggio per voi. In fondo è facile dire «Voglio giocare uno degli uomini più intelligenti del mondo!» Ma nessuno di noi è uno degli uomini più intelligenti del mondo. Quindi non rimaneteci male se non lo riuscite a giocare come vi eravate immaginati. Insomma, siate sempre coscienti delle vostre caratteristiche e agite di conseguenza, che queste siano imbarazzanti o imbarazzantemente stupefacenti. Il mio personaggio riuscirebbe a spostare quella cassa pesante? O avrebbe bisogno di aiuto? Riuscirebbe a capire questo discorso in codice o non ci capirebbe nulla? E lui? Sarebbe in grado di rispondere a tono? Il personaggio che mi entusiasmava in creazione, mi diverte portarlo al tavolo con tutti i suoi pregi e i suoi difetti? Come al solito, fatevi tante domande. Ad ogni risposta sarete un passo più vicini a dare vita a un personaggio unico. Fatico ogni volta. Grazie a tutti ragazzi, grazie per aver visto questo video. Come al solito iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti su Dice Tips, Luxastra e tutte quante le altre serie del canale Intail. E un'altra cosa, se ci sono degli argomenti che ancora non ho toccato con questi video e che vorreste che io trattassi, consigliatemeli qua nei commenti, ok? Detto questo, ci vediamo molto presto. Bye bye!